Il signore e la signora Darling vivevano felici con i loro tre bambini, Wendy, John e Michael, ma anche Nana, che era la loro vecchia cagnetta, che vegliava sui piccoli come una vera tata. Più che cagnetta, è un cagnone Nana. Lontano da questa bella casa, Peter Pan abitava nell'isola che non c'è. Un'isola meravigliosa, popolata da pirati, da indiani e da sirene. Malizioso e intrepido, Peter Pan era il capitano degli orfanelli e aveva deciso di non crescere mai più, per potersi quindi divertire senza sosta. Una sera Peter Pan e la sua amica fata Campanellino apparvero nella camera di Wendy, John e Michael. E risvegliando dolcemente Wendy, il giovane capitano le domandò: "Per favore, mi puoi ricucire l'ombra?" Lei non si fece certo pregare. E così Peter Pan ritrovò la sua ombra. Poi, indirizzandosi ai tre bambini, aggiunse: "Venite con noi, Wendy potrà vegliare su noi e potrà raccontarci delle belle storie. Vivremo delle grandi avventure insieme. Tutti saltarono di gioia e accettarono quindi la proposta di Peter Pan. Un po' di polvere di fata ed eccoli partire. Dopo un lungo viaggio, planando dentro il cielo, arrivarono infine a raggiungere e ad avvistare l'isola che non c'è. Era esattamente l'isola che non c'è, proprio quella di cui i tre bambini sognavano ogni notte. Ma in mezzo alle barche, ai pirati, comandati da Capitan Nuncino, il nemico celeberrimo di Peter Pan, li avevano visti e quindi cominciarono a sparargli con dei cannoni. I bambini scapparono non per attaccare, ma il Capitan Nuncino giurò di ritrovarli nonostante fossero scappati. Al loro arrivo nella casa sotterranea degli orfanelli, tutti quanti li accolsero calorosamente. Sull'isola i bambini vissero delle meravigliose avventure, giocarono in una laguna con le sirene e conobbero il tigrato, non lì tigrata, una piccola principessa indiana, ed ascoltarono ogni sera Wendy raccontargli delle storie straordinarie. Ma il tempo passava e i loro genitori
un po' gli mancavano. Dal momento in cui decisero di rientrare a casa, il capitano Gino ne approfittò per farli prigionieri, sapendo bene che era il miglior mezzo per attirare il suo nemico, Peter Pan. Peter Pan e tutti gli orfanelli abbordarono quindi la grande nave pirata e si gettarono in un combattimento sfrenato con l'orribile capitano Gino. Ma i bambini erano animati da una tale rabbia che il capitano finì per buttarsi in acqua, dove il coccodrillo, che gli aveva già amputato una mano, fu troppo contento di farne solamente un boccone con tutto il resto. Il nuovo equipaggio degli orfanelli si mise allora sulle sui comandi di capitano Peter Pan per riportare Wendy, John e Michael a casa loro. Dopo la partenza dei bambini, il signore e la signora Darling erano così tristi che avevano addirittura perduto l'appetito. La signora Darling passava il suo tempo nella camera dei bambini a sperare nel loro ritorno. E quindi, in quel momento che lei vide proprio lì i bambini davanti a lei, erano alla fine tornati. La signora Darling, talmente felice di ritrovare i suoi piccoli, carissimi piccoli, propose a Peter di diventare la sua mamma. Ma Peter rispose: per diventare grandi, andare a scuola e diventare un uomo, preferisco restare con Campanellino. Prima di andarsene di volare dalla finestra, promise nonostante ciò a Wendy di ritrovarla e di venirla a ritrovare ogni primavera. E quando Wendy divenne mamma, la sua piccola bimba conobbe delle avventure straordinarie con Peter Pan nell'isola che non c'è. Hansel e Gretel. Nella foresta vivevano un povero taglialegna, sua moglie e i loro bambini. La donna era molto crudele, ma i due adorabili bambini Hansel e Gretel bastavano per rendere felice il loro papà. Erano molto coraggiosi e aiutavano il loro papà cogliendo funghi e stando attenti alle cattive bestie nella foresta. Ma non c'era abbastanza cibo per tutti quanti. Quindi un giorno, quando il giovane bimbo non riuscì a dormire, riuscì a sentire i suoi genitori che parlavano. Domani, disse la donna, li abbandoneremo dentro la foresta. Così, finalmente, ce ne saremo sbarazzate. Il taglialegna, nonostante amasse molto i suoi due bambini, finì per cedere, perché la sua donna insistette veramente molto. Dal momento in cui i genitori dormirono, Hansel scivolò di fuori e riempì le sue tasche di tutti i piccoli caramellini e oggettini. Il giorno dopo, tutta la famiglia partì per la foresta. Durante questo tragitto, Hansel seminò tutto quello che aveva preso e che aveva nelle tasche, per ritrovare quindi il giusto cammino. In mezzo alla foresta, la donna disse ai bambini: fermi, restate lì, andiamo a recuperare del legno un pochino più giù, però torneremo subito. Però non rivennero mai. Fortunatamente, grazie a ciò che aveva lasciato e seminato Hansel, i bambini non avevano alcun male a tornare a casa con grande gioia del loro papà. Quindi la donna decise di nuovo di
fece lo sparse durante tutto il tragitto. Camminarono molto, come il giorno prima, e poi i genitori lasciarono i loro bambini nel più profondo del bosco. Non ti arrabbiare, disse Hansel a sua sorella Gretel. Per rientrare ci basterà solamente seguire le molliche di pane. Ma il ragazzo, purtroppo, guardando il suolo, si rese conto che non c'era più niente, perché gli uccellini avevano mangiato tutto. Partirono così, davanti a loro una strada sconosciuta. Ben presto si resero conto di una casetta in cui i muri erano di marzapane e in cui il tetto era di biscotti. Ah, ho molto voglia, ho davvero molta voglia di assaggiare un pezzo di tetto. Quindi disse Hansel, e così subito i due bambini si misero a sgranocchiare dei pezzi di casa. Tutti insieme una vecchia donna uscì da un nascondiglio. Era una cattiva strega che amava cuocere e anche divorare i bambini. Non abbiate paura, bambini miei, venite, vi terrò al sicuro e all'interno potremo dividerci tutti i pasti che vorrete. Così Hansel e Gretel, fiduciosi, entrarono. La cena finì. I due bambini, stremati, si addormentarono. Al loro risveglio, Hansel era imprigionato in una gabbia. Gretel, invece, capì che la donna era una strega. Ormai tu farai tutte le pulizie, farai la cuoca, e quando tuo fratello sarà bello grasso, io me lo mangerò, disse la strega. Ogni giorno la strega portava della quantità di piatti e di cibo ai bambini per farli ingrassare, ma aveva anche una vista molto molto ridotta. Dal momento in cui domandò ad Hansel di fargli vedere il suo polso per sapere se era abbastanza ingrassato, il ragazzo molto furbamente gli fece vedere semplicemente un torso d'osso di pollo, quindi senza carne. Un giorno la strega perse veramente la pazienza e ordinò a Gretel di accenderlo il forno finalmente. Quando la donna si sporse un po' verso il forno per guardare ciò che c'era all'interno, Gretel con una grande spinta, appunto, spinse la donna all'interno, chiuse la porta e liberò suo fratello. Nella casa scoprirono dei sacchi pieni d'oro, pieni di diamanti. Camminarono moltissimo e ritrovarono infine la loro casa. Il taglialegna, che aveva ormai la moglie morta da tempo, pianse di felicità, pianse perché finalmente aveva ritrovato i suoi bambini. A partire da quel momento, questa famiglia visse felice e non gli mancò mai più niente. Allora ho letto queste due fiabe, tanto perché mi piace ciò che vogliono dire, la morale, e poi anche perché non sono le classiche fiabe che leggiamo sempre, nel senso, sì, sono conosciutissime, ma nella maggioranza dei casi leggiamo quelle più classiche. Ci sono tantissime fiabe qui dentro, molte che io non conosco e che mi piacerebbe leggere, quindi credo che farò altri video del genere. Mi dispiace se qualche volta uso dei termini un po' strani o sposto le parole, ma traducendo dal francese è normale che cerco di adattarmi a ciò che leggo man mano che vado avanti, appunto, nella storia. Spero di avervi rilassato, spero che il video vi sia piaciuto. E quindi vi dico come sempre.